Il lavoro che facciamo è un documentario sulle persone, che si chiama Quando la città soffre, sulle persone che chiedono aiuto in questo periodo di crisi economica. Io sono coordinatore di un dormitorio per senza dimora. Questo progetto è nato da una riflessione, dalla tesi di laurea sulle persone senza dimora, per cui le persone che chiedono, io lavoro lì da 5 anni, le persone che giungono questi servizi non sono più quelle della marginalità estrema e profondamente connotate da un disagio forte, cioè i barboni, che è una parola veramente disgustosa, neanche quelle che hanno una moda identità molto stigmatizzata, quindi non sono solo gli alcolisti, le persone che rischiano dal carcere, i malati mentali, gli stranieri che fanno rima con microcriminali, sono le persone che abbiamo sentito oggi, quelle che potevano essere considerate integrate e considerabili, diciamo, con vissuti e traiettorie biografiche normali. Questo per tutta una serie di questioni che conosciamo benissimo, la crisi economica ha fatto precipitare la situazione. La situazione è veramente molto esplosiva e la peculiarità però del documentario è quella di avere una parte scritta ma anche una parte video. E quello che vogliamo, diciamo, rimandare è il rapporto anche della persona con l'organizzazione sociale, cioè spesso vengono considerati come diversi assoluti e dobbiamo ricordarci che questo dentro e fuori, come diceva Don Virginio, è continuamente attraversato e attraversabile e i margini della società non sono più posti ai bordi estremi, non è più una povertà residuale, ma ci sono, pensateli come una linea zigzag. Ci sono in questo progetto enti coinvolti, l'università lo supporta, ci sono Don Virginio, c'è una parte nella città di Genova, una parte nella città di Milano, qui abbiamo Don Virginio che con il suo centro studi ci darà una mano su a Milano. Per quanto riguarda Genova, la Caritas Diocesana ha finanziato e sostiene il progetto. Volevo dire alcune cose sul tema dentro fuori, così velocemente. Prima abbiamo sentito Foucault, le persone che arrivano, anche quelle più estreme, non sono totalmente fuori dalla società e dalla città. Castel, che ha parlato molto di società salariale, ci ricorda che c'è una gradualità di queste persone, cioè c'è un continuum tra i marginali e gli inseriti e nessuno è fuori da questa società. Questo è molto drammatico perché è molto comodo pensare che alcuni sono diversi in senso assoluto, no? Come diceva Don Virginio. Le persone anche più estreme, che sono una percentuale minore, sono dentro la società. Molti di quelli che arrivano con anche stranieri che hanno vissuti davvero di strada molto forti, hanno un account Facebook, mettono su YouTube i loro filmati. Quindi vanno ripensate le categorie del disagio. Siamo molto indietro dal punto di vista del pensiero e della riflessione. Uno degli scopi, oltre a dare voce alle persone di questo documentario, vuole essere anche questo, cioè generare riflessione proprio in questo momento di crisi, dove si parte con assistenza e si rincorre l'emergenza, si rincorrono gli eventi. Riflessione vuol dire idee pratiche, ma praticabili, cioè non ci interessano le cose futuribili o che abbiamo nella mente. Interpellare per questo anche quindi la comunità politica. In questo lavoro e la comunità, come è in questi incontri, la comunità universitaria che genera cultura, che deve generare cultura. C'è questa frammentazione per cui non ci si parla più e anche la politica rincorre anch'essa gli eventi, cioè siamo costantemente dietro all'emergenza, l'emergenza dei clochard per strada, l'emergenza della Libia, quindi questo è un po' il nostro obiettivo. E sul sito di Incontri in Città, WordPress, correggetemi se sbaglio, aggiorneremo di volta in volta questo nostro prodotto. Con me ci sono, lì dietro vedete Marco Bertora e Carla Grippa che si occupano di questo lavoro con me, io mi occupo della parte di ricerca, Marco un po' della regia e Carla fa le riprese come sta facendo adesso. L'idea appunto è si parla molto di negoziazione di significati, questo quando si parla di inclusione c'è una dinamica di prossimità molto forte, però come dicevamo quando si parla di inclusione è necessario anche poi generare riflessione. La questione del documentario vuole poi arrivare a questo. Il rapporto con la città è fondamentale, ci sono luoghi che si trasformano.
sono persone che sono, che vivono luoghi impensabili, che noi non pensiamo veramente, cioè da giorno alla notte cambiano moltissimo. Non vuole essere solo un documentario però solo sui senza dimora, nel senso del clochard. Vogliamo ampliare un po' una visione, perché è una società che è diventata senza dimora in qualche modo. Allora vogliamo fare vedere che ci sono delle persone che non hanno una monoidentità, che appartengono a più mondi di vita, che non sono riconoscibili. Da una statistica Istat emerge che il 65% delle persone che si rivolgono ai centri aveva una casa prima. Ieri è uscito uno studio della Banca d'Italia che dice che il 65% della popolazione italiana non riesce ad arrivare a fine del mese. Cioè, stiamo parlando di noi, stiamo parlando di, partendo dagli ultimi, stiamo interpellando la nostra responsabilità, perché è davvero il cuore questo, per generare però agorà, cioè per generare luoghi dove c'è una trasformazione del reale, dove non si rimane alle parole che stiamo dicendo. Ecco, l'intento è questo. È molto alto, ci rendiamo conto, però se non lo facciamo, se non lo facciamo ora, non lo facciamo più. Perché si è persa molto l'iconografia proprio del clochard all'interno, appunto ora con i nuovi poveri, la nuova crisi, queste persone sono ancora più escluse, se possibile, perché appunto non hanno neanche più le caratteristiche dell'identità del clochard. Quindi appunto. Infatti anche volevamo cercare davvero lo sguardo intimo proprio delle persone, infatti noi, visto che questo documentario appunto ci verrà finanziato, abbiamo sempre posto, ci siamo posti questo obiettivo di voler non tanto intervistare chi si occupa di loro, le varie associazioni, le varie sfere politiche e soprattutto appunto gli studiosi, ma quello che ci interessa è semplicemente davvero la riflessione sugli spazi urbani dal punto di vista però loro, dei loro occhi. Quindi entreremo proprio in questi luoghi noi, e come stiamo già facendo attraverso degli incontri preliminari, per poterli proprio incontrare attraverso i loro racconti biografici, costruire proprio l'argomento su chi comunque fa proprio l'esperienza della povertà urbana, della sofferenza. Ecco. Grazie a Marco, a Carla, a Giacomo.